Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere una cosina che a me piace un sacco, io ne sto realizzando tantissimi, e voglio farvi vedere come realizzare dei pendagli che io trovo veramente veramente carini e semplicissimi da fare, che secondo me per abbellire album, junk o per fare quello che volete sono troppo carini, poi sono facili da fare. Guardate, adesso ve ne faccio vedere due che ho realizzato. Questo l'ho realizzato con il macramè e questo l'ho realizzato con della lana che avevo. Perché dunque, io l'ho già raccontato altre volte, ma visto che nel corso della mia vita ho provato a fare tutto, perché ormai chi mi conosce sa che io spazio un po' da una parte all'altra perché mi annoio a fare sempre le stesse cose. E quindi ho lavorato, ho fatto maglioni per tutto il mondo e quindi ho un sacco di lana, avanzi di lana e adesso ho trovato come riciclarli per fare delle cose veramente carine, per esempio i miei pendagli. Quindi adesso vi faccio vedere come realizzarli, è facilissimo e sono sicura che potrete utilizzarli per abbellire quello che volete perché vengono veramente veramente carini. E poi sono talmente semplici, non ci vuole veramente nulla, cioè né colla, cioè solo delle forbici e della lana o qualsiasi materiale voi abbiate da utilizzare. Allora, l'unica cosa, vi faccio già vedere qua perché si vede la differenza, più è spesso il materiale, meno fili dovete utilizzare perché altrimenti vi verrebbe troppo grosso. Diciamo che quando il materiale è spesso, tipo il macramè, vi faccio vedere, si vede nettamente questa differenza del motivo. Quando si utilizza la lana si vede lo stesso, però in maniera diversa. Comunque vengono belli in tutti e due i modi, ma se fate le prove appunto vedete l'effetto che è diverso. E potreste utilizzare dello spago, della lana, del filo da ricamo, cioè qualsiasi cosa, potete provare con qualsiasi cosa. Allora, ora, oggi quello che vi faccio vedere io è, guardate, questo è del cotone, è veramente abbastanza sottile, quindi farò tanti giri. Ma utilizzerò questo chiaro perché mi piace il colore che si presta moltissimo a fare un po' di tutto. Allora, vi faccio vedere una cosa. Qui siamo proprio in versione casalinga. Questo è un tagliere. Ora, giusto per darvi un'idea, la larghezza è 27 cm il mio. Comunque, vi spiego, cioè, prendo il tagliere? Perché così in maniera molto veloce, perché non potete mettervi a misurare i fili e tagliarli con la forbice, sennò diventate matti. Allora io faccio così, punto, tengo fermo col dito, anzi facciamo anche un'altra cosa, guardate, facciamo più in fretta, prendo dello scotch di carta, così faccio ancora più in fretta, ok, prendo dello scotch di carta e vado a fermare così il mio filo, così non devo tenerlo, e poi vado a girare in questo modo il filo intorno al tagliere. Ok, quindi vedete che è una cosa casalinga, ma vi assicuro che è velocissima. Quindi, allora, consideriamo una cosa, adesso vi dico, la larghezza, io andrò a tagliare poi i miei fili ai due lati del tagliere. Quindi, dal momento che devo avere il filo diviso in quattro parti uguali, considerate che ogni lato, adesso poi lo capite mentre lo taglio, però intanto ve lo spiego mentre lo sto facendo, che ogni lato del tagliere andrà a formare, diciamo, due parti. Questo è importante per lo spessore che volete dare al vostro pendaglio, però mi rendo conto che forse non sono stata molto chiara, ma non importa perché, ripeto, è più facile poi da quando si vede realizzato che spiegarlo. Allora, io direi che provo a farlo così. Vedete che l'ho fatto ad occhio. Intendevo dire che adesso che io vado a tagliare i miei due fili da tutte e due le parti, praticamente devo ottenere quattro parti uguali, quindi le mie parti saranno metà di questo che ho qui sul lato, no? Per cui voi decidete quando vi sembra che la larghezza del filo possa andare bene in base allo spessore che volete fare il pendaglio. Io in questo caso dico che va bene così. Quindi guardate cosa faccio, eh. Vado a tagliare
qua il mio filo, così, ok? Poi vado a togliamo un attimo lo scotch di carta così, ok, non ci intralci. Adesso cosa vado a fare? Vado a tagliare così i fili, li prendo in questo modo qui, tagliamo bene, ho lasciato due pezzettini, okay, che non si sono tagliati, ok. Eliminiamo il nostro tagliere e andiamo ancora, uguagliamo sotto e andiamo a tagliare a metà. Quindi quello che vi dicevo prima è che questi sono i due lati che avevo. Tagliere sotto e sopra, e adesso vado a dividere, facciamo ad occhio, Allora bisogna cercare di farlo preciso, però non è neanche il caso di impazzire. Per esempio qua sono stata un po' troppo generosa da un lato e poco dall'altro. Sì, così più o meno mi sembrano uguali, e idem di qua. Quello che vi dicevo prima, se usate del filo spesso come il macramè, tenete 4 fili per parte, siete belli che a posto. Qua io vi sto facendo vedere come riciclare o come utilizzare dei fili che avete con i colori che preferite, eccetera, eccetera. Quindi facciamo un lavoro un attimino di questo tipo. Però questo è quello più complicato. Avessi usato il macramè, avrei preso 4 fili per ogni lato e sarei stata a posto. Allora, fatto ciò, cosa andiamo a fare? Guardate bene. Andiamo a piegare così a metà i nostri fili e vi faccio vedere come si posizionano. È una cosa semplicissima. Allora, vi faccio vedere come una cosa che può essere utile per fare più in fretta ed evitare che i fili si spostino. Scotch di carta. Io vado a chiudere un attimino, senza premere troppo, comunque vado a chiudere i fili sul fondo. Facciamo così, così non vi si spostano e non diventate matti, perché sennò la prima volta che lo fate mi dite: mamma mia, non è semplice, perché qua va tutto in giro. Dopodiché, quando ci prendete la mano, questa operazione potete tranquillamente non farla, però facciamola. Così, e siamo sicuri che non diventiamo matti dopo. Ok, adesso ho unito tutte e quattro le punte con il nastro di carta, così rimane tutto più fermo. Quindi vado a piegare i miei fili così a metà e ora vi faccio vedere come piazzarli. Allora, prendiamo i primi 2 fili e li mettiamo uno così, uno testa e uno co così, curva curva e fondi aperti. Idem per gli altri 2, dove però mettiamo, guardate, in questo modo qua, curva, apertura, in questo modo qua, curva, apertura. Allora, guardate questa posizione perché è sempre la stessa. Ora dobbiamo fare un'operazione semplicissima. Dobbiamo fare entrare, per quello li ho legati, perché così si fa più in fretta e non vanno in giro, vedete? Facciamo entrare le punte in questo anello e queste punte le facciamo entrare in questo anello, perché da ogni parte noi abbiamo, vedete che abbiamo un anello e le punte sotto, quindi facciamo uscire le punte e facciamo entrare le punte qui nell'anello. Aspettate che controllo se sì. Ok, ora potevo fare il tutto molto più lungo, che magari rimaneva più chiaro, però voi lo sapete che non mi piace sprecare, perché questo è sufficiente. Io adesso faccio così. Adesso
Aspettate che tiro un pochino piano piano in modo da metterlo in modo che si capisca bene che cosa abbiamo fatto, così vi rimane tutto più chiaro, eh? Ok, è semplicissimo, è veramente semplicissimo. Poi adesso io vi sto facendo vedere la cosa più difficile, perché l'abbiamo fatta con i fili, ma ho voluto fare apposta questa, perché ci fossero stati solo i quattro fili del macramè rimaneva tutto più semplice. Però in questo modo, guardate, noi abbiamo l'anello dove abbiamo infilato le punte, l'anello dove abbiamo infilato le punte, anello punte, anello punte. Quindi quando, nel momento in cui voi piazzate, come vi ho fatto vedere, i fili, dovete semplicemente fare entrare le punte dentro gli anelli che vi ritrovate sopra o sotto, niente di più e niente di meno. Ora andiamo piano piano così a tirare i nostri fili, guardate, in modo da lasciare sempre al centro la nostra lavorazione. Guardate un po', quando potete tenere in mano lo potete anche così prendere in mano e tirare più facilmente, così adesso avete proprio idea di quello che è il risultato finale. Guardate, vedete che si è venuto a creare questo, guardate che bello, questo quadrato con i fili sovrapposti. Però prima di finire, cosa vado a fare? Allora prendo lo stesso filo. Per esempio, vi dico anche un'altra cosa, immaginate di farlo con due fili di un colore e due fili dell'altro. Quindi vi viene adesso vi sto dicendo così, un'idea. Potete veramente fare tante cose. E poi, io vi ho detto per abbellire album, junk, per fare i pendagli va benissimo, ma questi sono pendagli che voi potete appendere ai vostri cassetti, alle tende. Io ce li ho un po' dappertutto in casa perché a me piacciono. E quindi potete farci veramente tante cose, eh? Io non li ho immaginati solo legati al discorso album o junk, ma potete utilizzarli come meglio credete. Allora ho preso semplicemente un pezzo di filo, lo stesso filo così doppio, e adesso vado a fare un nodo. Allora questo sarebbe la parte che voglio esterna, che esce fuori dal per appenderlo, eh? Allora io tengo una cosa, vabbè, in questo caso lo tengo un po' lungo, vado a fare un nodo abbastanza avanti, perché questa parte penderà col resto, così tanto non lo taglierò. Però vado a fare, visto che il filo è sottile, guardate, vado a fare più di un nodo in modo da renderlo un pochino più spesso. Chiaramente più è spesso il materiale che usate, meno avete bisogno di fare i nodi, però l'ho voluto fare un pochino più spesso. Guardate cosa vado a fare adesso. Allora, intanto decidete qual è la parte, perché vedete che qua ci sono i fili che comunque sono un pochino irregolari, a parte che li possiamo anche tirare e mettere a posto, li sistemate un po' bene. Però voi decidete qual è il lato che volete utilizzare come parte che si vede. Io decido di utilizzare questo. Adesso lo riapro un attimino, tanto avete visto che per chiuderlo è un attimo, l'ho riaperto, infilo il mio fermaglio qua e lo faccio uscire, richiudo di nuovo il tutto come vi ho fatto vedere prima. Voi se tenete i quattro, nel momento in cui potete prendere i quattro angoli, lo chiudete tranquillamente, tirate e il nodo vedete che rimane bloccato qua sotto, ok? Quindi fatto ciò, quindi sistemato il tutto, vi faccio vedere, praticamente noi chiudiamo così, guardate che bello, avete visto? E adesso andiamo a fare il blocco semplicissimo che vi ho fatto già vedere nell'altro video, ma ve lo faccio rivedere perché questo blocco secondo me è importante impararlo, perché serve veramente per fare tantissime cose, lo potete poi associare a quello che volete. Quindi prendiamo un filo, sempre chiaramente lo stesso filo che, ripeto, potrebbe già essere di un altro colore, se volete fare bicolore potete fare come volete.
E quindi cosa vado a fare? Vado a fare questo lavoro qui. Allora, tengo un pezzo di filo piccolino qui fuori, faccio un cappio qua sotto che tengo bloccato col dito e adesso vado a girare il mio filo intorno alla testa del tassello senza stringere in maniera proprio stringente, ma senza proprio esagerare. E vado a fare quanti giri voglio, passando sempre chiaramente sopra il cappiettino che ho fatto. Adesso ci sono questi che un po' di pazienza e lo fate dello spessore che volete. Ok? Io decido che questo è sufficiente. Quindi guardate cosa vado a fare. Prendo il mio filo, lo infilo qui dentro il cappio che avevo creato. Ora vado a tirare il filo che avevo lasciato sopra in modo che praticamente l'incrocio dei due fili si incastra nella parte sotto. Chiudo bene in questo modo e capite che quel blocco lì non si potrà mai disfare perché rimane sotto questo avvolgimento. Quindi vado a tagliare a filo il filo sia sopra. Ho lasciato un pezzettino che sotto. Volendo sotto, in questo caso potrei anche lasciarlo, ma potete tagliarlo. Allora vado intanto a togliere la carta. Così togliamo i pezzettini di carta che ho inserito. Due. Avete visto che la carta è, diciamo che è comoda perché vi tiene un po' fermi tutti i fili, perché visto che qua i fili sono tanti, rischiate che se ne vadano un po' in giro quando infilate nella prima parte, quindi magari ho bloccato con lo scotch di carta, così rimane decisamente più semplice. Poi ve l'ho detto, quando ci prendete la mano non potete tranquillamente non metterla più perché non è fondamentale. Quindi togliamo tutto. Ok, quasi finito, ce n'è solo più una. Ok, in questo modo qui abbiamo lasciato. Ne ho dimenticato uno. Ok, così. Allora, ora abbiamo i nostri fili liberi, così. Quello che è il filo più lungo, che sarebbe quello che ho utilizzato per fare questo lavoro qua, ve lo faccio vedere. Questo lavoro qua. Io adesso lo sto lasciando libero, ma lo potete tranquillamente tagliare a filo, perché questo non si sgancia più. Però, visto che non si nota perché è tutto così sottile, lo vado a tagliare e o meglio ancora, adesso vabbè, l'ho tagliato uguale, ma poi chiaramente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a uniformare, perché qui non sarà uniforme perché capite che l'abbiamo tagliato prima, li abbiamo piegati a mano, quindi non sono perfettamente uniformi, quindi con la forbice andiamo a uniformare il tutto qua così, in questo modo qua. Prendete una forbice che taglia bene così non vi rimangono, vi rimane bello tagliato. E questo qui, eccoci, adesso è uniformato, guardate, e questo qui è il nostro pendaglio. Ve lo faccio vedere bene. A me piacciono un sacco, sono fini da matti. Sapete che a me piacciono le cose un po' che non sono troppo. Io questi li trovo veramente fini e fatti con i fili sottili, boh, mi piacciono proprio. E quindi ci tenevo a farveli vedere perché secondo me anche voi li potete utilizzare, fare ed utilizzare per veramente fare tantissime cose. Lo metto insieme a questi, li faccio vedere tutti e tre insieme. Così voi avete, vi faccio vedere appunto le tre tipologie. Questo con il macramè spesso, più
più facile da fare, quattro fili per parte, semplicissimo. Questo l'ho addirittura fatto per provare con un filo sottilissimo, più sottile di questo, però vedete che viene bene comunque e l'effetto è sempre bello, e questo è quello che abbiamo fatto insieme, dove spero di essere stata chiara nelle spiegazioni e vi ho fatto vedere come realizzarlo. Anche il video di oggi è terminato, spero di avervi dato un'altra chicchina per fare qualcosa un po' di carino e un forte abbraccio, vi saluto e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione, ciao ciao!